È cominciato dal cantiere numero 41 all'uscita dell'autostrada 19, dal chilometro 28 al chilometro 16 per Caltanissetta, il sopralluogo della sottosegretaria alle infrastrutture e ai trasporti, Simona Vicari. Un incontro al campo base della ditta che attualmente sta realizzando i lavori di ammodernamento della SS 640 Agrigento-Caltanissetta per conto dell'ANAS, dove sono state illustrate alla sottosegretaria le varie fasi di realizzazione della galleria sotterranea prossima a diventare il collegamento diretto tra i capoluoghi di provincia di Agrigento e Caltanissetta, dove attualmente è stato scavato uno dei 4 chilometri previsti. Priorità a terminare nei tempi prefissi i lavori è stato ciò che la sottosegretaria ha ribadito durante la visita, in cui ha inoltre confermato per il prossimo gennaio 2018 la data della consegna dell'opera. Ma noi come governo stiamo monitorando tutte le opere pubbliche, in particolar modo i cantieri della Sicilia, le infrastrutture che noi stiamo realizzando, e in questa parte con la Caltanissetta Agrigento stiamo verificando che, insomma, sì, c'è stato un poco di ritardo, però adesso i primi di luglio, massimo l'8 luglio, verranno aperti 4 chilometri fino alla Caltanissetta Agrigento dalla 626, e i tempi saranno rispettati, cioè dicembre del 2016 per il primo lotto e invece l'altro lotto gennaio 2018. Stiamo in queste ore chiudendo l'accordo di programma tra ANAS e Regione Sicilia per individuare, già alcune sono state individuate, priorità di strade con una manutenzione straordinaria che deve essere effettuata. Stiamo preferendo di più oggi investire nel rendere compatibile e fruibile l'esistente piuttosto che pensare a fare nuove opere. Abbiamo esercitato questa iniziativa, come dire, di rappresentare al Ministro, al Sottosegretario, quelle che sono le emergenze per quello che riguarda la vicenda della strada sull'Icata, il ponte che è crollato. Entro a ottobre, no, anche prima, dovranno iniziare i lavori di definizione, così pure il viadotto che c'è su Ribera, quello è stato già definito.